Salve a tutti e bentornati nel mio canale. Nel video di oggi volevo farvi il focus on del numero 1 di un manga che ho appena finito di leggere e che mi è piaciuto, Bestiarius di Masasumi Kakizaki. Questo manga è stato pubblicato in Giappone nel 2011 e qui in Italia è arrivato per la Planet, in anteprima per il Lucca Comics 2014 e è recentemente uscito anche nelle edicole, le fumetterie. L'edizione standard costa 4,20€, le dimensioni sono un po' più piccole di quelli degli altri manga di Kakizaki che sono sempre stati pubblicati dalla Planet, e l'edizione non presenta né sopra copertina né pagina a colori. E poi è della Planet, quindi state attenti quando lo aprite perché più di questo non si apre. Potremmo definirlo un manga storico perché è ambientato in un periodo ben definito, l'antica Roma, e con dei luoghi e dei personaggi reali, come ad esempio l'imperatore Domiziano, che è realmente esistito e ha regnato nell'antica Roma nel periodo che va dall'81 al 96 d.C. ed è stato l'ultimo discendente della dinastia Flavia. Ma comunque non temete, perché questa parte storica si farà sentire veramente poco nell'opera. L'autore ha voluto semplicemente inserire quei personaggi in un contesto del genere per farli riempire di mazzate, come ha sempre fatto in tutti quanti i suoi manga. Ma oltre ai personaggi storici, l'autore inserisce all'interno di quest'opera anche delle creature mitologiche, come ad esempio goblin, orchi, viverne, e quindi questo potrebbe rendere l'opera un vero e proprio fantasy. E qui il piccolo nerd che è in me sta incominciando a fare già salti di gioia. Il primo volume è formato da due storie autoconclusive legate tra loro. Si svolgono a poca distanza di tempo l'una dall'altra ed alcuni personaggi ricorrono in entrambe, ma entrambe sono accomunate allo stesso filo conduttore. Infatti i protagonisti saranno degli schiavi che dovranno combattere nelle arene come gladiatori per poter riconquistare la loro libertà. Nell'opera non troveremo solo mazzate, ma anche dei valori e dei messaggi che l'autore vuole lanciare. Il primo, anche molto bello, è che non conta la razza alla quale fai parte per avere un legame tale con una persona al punto di considerarla tuo padre o tuo fratello. Infatti in entrambe le storie vedremo i protagonisti che avranno un forte legame tra loro, anche però non avendo legami di sangue e appartenendo a razze diverse. E anche quel messaggio oramai pluriabusato che vuole che le razze bestiali siano migliori dell'uomo. Infatti l'uomo in quest'opera viene dipinto come uno sfruttatore bastardo che vuole utilizzare le altre razze solamente per i propri scopi. Ed invece le altre razze, che vengono considerati dei mostri, vediamo come hanno dei comportamenti e dei valori che sono molto più umani. E questo carattere bastardo dell'uomo viene reincarnato perfettamente all'imperatore Domiziano, che è il classico nemico alla Kakizaki, ossia quel nemico cinico e bastardo che dal momento che ha un po' di potere ne abusa per cercare di mettere i bastoni fra le ruote dei due personaggi e fargliene di tutti i colori. Stiamo pur sempre parlando di Kakizaki e quindi il disegno è ottimo. Mi è piaciuto tanto come l'autore è riuscito a rendere bene alcune parti dell'architettura romana, come i palazzi oppure le arene, che saranno ben presenti in tutta l'opera. E mi è piaciuto anche parecchio lo stile grafico che hanno avuto tutte quante le creature mitologiche che è riuscito a disegnare, specialmente la viverna, che è un qualcosa di spettacolare. Se proprio devo trovare un difetto al disegno, sono tutte quante queste linee bianche che Kakizaki inserisce. Queste linee, che neanche mi sentirei di definirle cinetiche, sono proprio delle linee inserite sulla tavola, forse per renderla più figa. E ci riescono, cazzo, perché sono veramente fighe, oramai sono prerogative dell'autore. Solamente che a volte ne abusa e quando sono troppe non ci permettono bene di capire che cosa accade. Quello che dovevo dire ve l'ho detto, questo doveva essere un po' più sonoro, un video rapido. Il primo volume di Bestiarius mi è molto piaciuto e io ve lo consiglio a tutti quanti, anche perché il prezzo non è elevato, 4,20€, per cui potete dargli un'occasione. Dovrebbero uscire altri volumi, ma anche in Giappone siamo ancora fermi all'uno. Anche Kakizaki dice nella nota a fine volumi che la pubblicazione sarà molto lenta. E comunque quest'opera dovrebbe essere basata su tutte quante storie autoconclusive, come abbiamo visto anche in questo volume, legate tra loro, accomunate dalla stessa ambientazione. Vi ricordo inoltre che qua sotto in descrizione trovate i contatti per la mia pagina Facebook e il profilo di Wallplus. Se il video vi è piaciuto potete iscrivervi al canale e magari condividetelo con i vostri amici che non hanno ancora letto niente di Kakizaki. Ciao ragazzi e ci vediamo in un prossimo video.